Uomini e donne anticipazioni, la scelta di Paolo Crivellina è vicina. Chi sarà la scelta di Paolo Crivellina di Uomini e donne? Il percorso del tronista di Uomini e donne, Paolo Crivellina, è iniziato lo scorso settembre. Il trono classico era composto da Mattia Marciano e Sabrina Ghio, invece per il trono gay c'era Alex Migliorini. Tutte e tre hanno fatto le loro scelte e l'ex tentatore di Temptation Island è l'unico dei vecchi tronisti. Accanto a lui ora ci sono Sara Affifella, Niloufar Haddati e Nicolò Brigante. A corteggiare il bel torinese ci sono Angela Caloisi, Marianna Cherno e Giorgia Caldarulo. In realtà, nell'ultima puntata andata in onda, il torinese ha affermato di non essere pronto per la scelta, una delle ragioni per cui ha litigato pesantemente con la napoletana. Molte volte, durante il suo percorso, Angela ha abbandonato lo studio e, o non si è presentata in esterna. Questo ha spinto Paolo verso altre direzioni. Marianna è stata in grado di mettere in crisi il tronista che, prima del suo arrivo, sembrava quasi pronto per la scelta. Con Giorgia, così come con Angela, il percorso presenta degli ostacoli. Più di qualche volta la ragazza non è stata portata in esterna e ha lasciato lo studio televisivo. Pentita della decisione presa, poi, è ritornata sui suoi passi. Ora sono tutte e tre probabili scelte. Alcuni ex tronisti erano talmente tanto presi dalle corteggiatrici che azzeccare la preferita era quasi certo. Paolo Crivellina invece non ha dato segnali evidenti a nessuna delle tre ragazze. Nessun segnale che fa pensare a una determinata persona come sua futura scelta. Il tronista del programma di Maria De Filippi è accusato, spesso anche dalla stessa conduttrice, di essere troppo razionale e di non lasciarsi andare completamente. Intanto sono state girate le ultime esterne prima della fatidica scelta e Crivellina è stato beccato proprio in compagnia della Caloisi. I due avranno ritrovato la serenità proprio nell'ultima esterna prima del gran finale? Paolo è molto riflessivo e si è notato, certo è che quando Angela e Giorgia hanno deciso di andarsene la sua reazione è stata molto diversa. Pronostico sulla scelta di Paolo Crivellina. Stando a quello che abbiamo visto a Uomini e donne, Angela e Marianna sono le corteggiatrici con le quali Paolo Crivellina ha costruito di più. In realtà, proprio dall'ultima anticipazione, è emerso che ci sono stati dei baci con tutte tranne con la Caloisi. Con Giorgia che è molta attrazione fisica ma potrebbe essere insufficiente, Marianna è stata definita dallo stesso tronista molto donna e poco personaggio e Angela è la persona con la quale ha litigato di più. Per farla tornare in trasmissione l'ha raggiunta persino a casa sua, un gesto che non ha fatto per nessun'altra. Angela, Marianna o Giorgia, chi si porterà a casa il torinese?.